Sono 150 i profughi siriani alla stazione centrale di Milano, stremati, senza documenti. Sperano di partire per il nord Europa. Ieri sera un coordinamento tra volontariato, comune e protezione civile per trovare una soluzione a questa emergenza umanitaria. L'emergenza Siria sbarca a Milano, a decine all'inizio alla spicciolata, profughi fuggiti dal paese arrivati con i barconi a Lampedusa sono rimasti bloccati alla stazione centrale. Da alcuni giorni il flusso dei migranti è aumentato e ieri sera si contavano 150 persone, prevalentemente famiglie con bambini, anche piccolissimi. Intercettati dalle associazioni di volontariato, ora per i profughi si cerca una soluzione. Commovente vederli perché grande sofferenza, persone che non dormono da 3-4 giorni, non osano chiedere ma hanno veramente tantissime necessità. Adesso vogliamo avere la possibilità di far sì che entro pochissimo si possa organizzare proprio un luogo dove l'accoglienza sia fatta in modo ordinato e serio, anche per evitare che queste persone siano sotto, diciamo, il ricatto di chi vende una speranza proponendo un viaggio organizzato illegalmente. Qua attorno sta succedendo anche questo. Attualmente nessuno risulta avere chiesto lo status di rifugiato, tutti cercano di raggiungere i paesi del nord Europa, ma i respingimenti alle frontiere potrebbero far crescere ulteriormente il numero di quanti hanno bisogno di aiuto. Siamo privi di qualsiasi forma di coordinamento nazionale sull'emergenza siriana. Faccio presente che l'abbiamo fatto presente il 28 di agosto dichiarando che questa emergenza probabilmente esplodeva. Ci è stato detto che era una previsione sbagliata e questi sono i risultati. Chi volesse dare aiuto può rivolgersi all'assessorato alle politiche sociali di Milano oppure www.progettoarca.org.